puoi dire di questo concerto? Ci puoi fare delle anticipazioni? È una delle ennesime reunion delle Armas. Sì. Insomma, in questo periodo ci stiamo trovando per i concerti, diciamo. Sì. Ci troviamo, suoniamo, abbiamo suonato per tanto, quindi. Sì. Mi hanno detto che non fate le prove. No, non improvvisiamo prove. Solamente sì. I ragazzi portiamo avanti ognuno il suo progetto e comunque sì. abbiamo sempre suonato insieme, quindi continuiamo a. Sì, a ci puoi dare delle anticipazioni su quello che sarà lo stile? Sarà... È difficile da dirsi perché comunque cioè, improvvisiamo con tutto questo ambaradam. Però saranno dei suoni sfuggenti. Sarà molto romantico visto che domani è San Valentino. Sì. Potrebbe anche. Molto melodico. Potrebbe anche. Abbiamo delle carte melodiche. Potrebbe essere attiva la cosa. Ah, ok. Cioè una noi limoneremo con le persone. C'è un'interazione tra il pubblico e sì. Il gruppo. Noi chiederemo alle persone di limonarci. Perfetto, di limonarvi. Cosa ti aspetti? Il fumo. Tutto fumo niente arrosto. Stasera bisogna con la macchina del fumo. Sì, che è questa. Che esatto. L'abbiamo già inquadrato. Sì. In un'altra versione. Sì. E con lo strobo. Questo è il programma questo è per esatto questo è, vabbè, dai, è sì, famosissimo Max MCP per l'emissione di questi suoni questi queste onde facciamo così vai, di ogni più tipo che sarà una cosa romantica molto probabilmente sì. Infatti, inizialmente le Arms si nascevano con un gruppo punk sì. Noise sì. Estremo tendenzialmente al free mentre ora deve essere abbiamo preso una piega melodica sì. Ricordiamo Cristo nelle nostre, sì. Nelle nostre canzoni perfetto questo che cos'è? Questo è un campionatore Serino, questo è un tastiera bending esatto dentro praticamente sono stati collegati nella scheda sì. Nella scheda sono stati collegati fatti dei ponti sì. E poi con questi cavetti lui praticamente associa sì, sì, fa sì. degli effetti particolari. Questo invece è un questo sintetizzatore. Un concerto senza prove, come sì. ormai sono tutti i nostri concerti. Sì. Cioè praticamente diciamo che le prove sono i concerti vecchi e la cadenza dei concerti è tipo 6 mesi l'uno dall'altro. Quindi, okay. Quindi tutto questo richiama molto anche il jazz. Sempre una scusa. Facendo due concerti all'anno vuol dire che si fanno le prove 2 volte all'anno sì. Che sono coincidono nello stesso giorno, nello stesso momento in cui si fa il concerto. È una nuova teoria un nuovo musicale. Metodo, esatto, un nuovo metodo di organizzazione anche. Sì, sociale. Per il sì. Loro album sì, però se ne noi, sbattono noi invece tipo ci vediamo una volta all'anno sì. Con l'occasione facciamo le prove suoniamo e sì. Registriamo anche l'album tu sei con due robe? Sì, ma tu su no, esce mono Thank you.
Thank you.